solidarietà, speranza ed arricchimento culturale e morale. Tutto questo lo possiamo trarre dal mare e dal suo insegnamento di vita. Alti valori di etica e di amor di patria che furono propri del suo nonno Nazario Sauro, l'eroe istriano della Grande Guerra. Romano Sauro, anch'esso uomo di mare, militare, ammiraglio in congedo, è il nipote di questo grande italiano, il cui sacrificio è parte della fondamenta della nostra casa comune, usando per definirlo le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il 10 agosto 2016 le pronunciò in ricorrenza dei 100 anni della morte di Nazario Sauro, morto sul patibolo per mano austro-ungarica, gridando «Viva l'Italia, viva la libertà!». Ieri ha attraccato proprio nel porto turistico di Fano il Galiole III, il 9 metri a vela capitanato dallo stesso Romano, che in navigazione solitaria sta toccando oltre 100 porti in tutta Italia per portare il messaggio di speranza che fu proprio del nonno. Sono partito da Sanremo ad ottobre del 2016, quindi quasi 2 anni fa. Fra 3 mesi finisco il mio viaggio a Trieste. Il messaggio è un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza per i nostri giovani. Io sono andato in 250 scuole, circa ho incontrato 35.000 studenti, dalle elementari alle superiori. I giovani mi ascoltano con grande interesse, sono affamati di valori, mi sono reso conto, sono molto curiosi. Però poi presento anche il mio libro, un libro che ho scritto appunto a 4 mani, a 2 mani, insomma, con mio figlio Francesco, su Nazario Sauro, storia di un marinaio. Io racconto di un nonno. Un nonno che non ho conosciuto, un nonno che però ha rappresentato per me, per la mia famiglia, un punto di riferimento importantissimo anche per mio figlio. Questo libro è entrato nel progetto Sauro 100 perché doveva essere inizialmente il sostentamento del mio viaggio. Ma poi, come succede spesso nella vita, ci sono le coincidenze. La mia rotta si è incontrata con quella di un'associazione, una onlus di Roma, che si chiama, un nome suggestivo, Peter Pan, che ci avvicina ai bambini, che si occupa di bambini malati di cancro, dà accoglienza a famiglie con bambini malati. E quindi ho deciso di devolvere il ricavato della vendita del libro proprio a questa associazione. E quindi sono molto soddisfatto di questo. E tutti coloro che comprano il libro partecipano a questa solidarietà, quindi è un momento proprio anche di evidenza del valore della solidarietà.